Parliamo di chirurgia plastica, lo facciamo con Alessandro Gualdi, responsabile dell'unità operativa di chirurgia plastica del San Raffaele di Milano, docente alla Università Vita Salute di Milano e responsabile anche dell'unità operativa della chirurgia plastica del gruppo Iseni Sanità. Dottore, lei è specializzato nel volto, sicuramente il punto più delicato dove intervenire. Sì, perché è una delle parti che mostriamo di più, è la parte della nostra espressività attraverso la quale noi comunichiamo col mondo, quindi è normale che la chirurgia plastica, che non si occupa solo di chirurgia estetica, come normalmente si pensa, ma la chirurgia plastica è ricostruttiva ed estetica, sul volto deve avere particolare attenzione a rispettarne quelli che sono i canoni sia morfo-funzionali che estetici, è un risultato di estrema naturalezza. Quando intervenire un vezzo e quando invece una necessità? Diciamo, molto, il confine è labile, ecco, nel senso che tutto ciò che nasce da un'esigenza, chiunque si senta di dover, al di là di tutto il battage, diciamo, sia di comunicazione, social, che porta per conto mio è fuorviante. Molto spesso la mia la voglio considerare una nobile arte, ecco, che ha antichissime origini, tenga conto che già nel 600 a.C. si parlava di chirurgia plastica, c'è la descrizione di un lembo per la ricostruzione del naso, laddove amputavano, un lembo indiano, ai freddi fragria, amputavano il naso, ma in realtà l'idea è quella che laddove ce n'è un'esigenza, la chirurgia plastica io decisi di farla appunto perché interviene non sull'intervento della vita ma sulla qualità della vita, quindi chiunque ne senta l'esigenza o perché dopo un incidente o perché una demolizione tumorale o perché voglia sentirsi meglio con se stesso, ecco lì è dove la chirurgia plastica, sia ricostruttiva che estetica, deve intervenire e dare il suo apporto. Noi abbiamo chiaramente l'esempio dei personaggi famosi che spesso prendiamo anche come modello. Negli ultimi anni vediamo volti molto gonfi, labbra siliconate. Ecco, cosa sta succedendo? Vediamo anche dei volti tanto tutti uguali. Succede che tutto, come sempre, si è affrontato in maniera poco seria, diventa un mercato. Tutto ciò che è esagerazione ed è fuori da quei canoni di la normalità non esiste, ecco, soprattutto nella bellezza o nel canone cioè ci sono per la sezione aura, e diventa poi una forzatura, perché è chiaro che c'è chi si affaccia senza preparazione dal punto di vista dell'operatore, c'è chi richiede, diciamo che si è sempre in due, quindi forse è una cosa che insegue l'altra. Il professionista serio ha il compito di guidare il paziente a cui deve corrispondere un'indicazione, quindi il mio compito è quello di leggere un'indicazione sul volto del paziente, sia che mi chieda qualcosa di estetico che qualcosa di funzionale, guidarlo al migliore dei risultati e alla terapia giusta nel suo caso. Non tutti sono pronti per la chirurgia, a volte il filler, la piccola punturina può dare ottimi risultati anche su alcune cose funzionali. E quindi, come dico io, il buon risultato è quello che non si vede. Ecco, certe cose è meglio non vederle. Tenga conto che in realtà la chirurgia plastica, che è in grande evoluzione, anche la chirurgia plastica estetica, è sicuramente chiamiamoli mercati, sicuramente di un più grande espansione. Tenga conto di quante procedure si fanno ogni giorno, in realtà si parla sempre delle solite esagerazioni, ecco, frutto sicuramente di qualcosa di sbagliato, sia come posizionamento che come risultato. Lei è conosciuto nel suo settore in ambito internazionale per aver brevettato la tecnica Mast Lif, le chiedo in maniera molto semplice di che cosa si tratta. In realtà è molto semplice, Mast, che è bello da dire, in realtà Mast Lif sembra che sia un dovere, in realtà no, di dovere non c'è nulla, anzi deve essere una necessità, un'esigenza per migliorarsi, in realtà è stata descritta perché è stata pubblicata, oltre che essere stato brevettato lo strumento con la quale lo facciamo, è l'acronimo, che sta per Minimal Undermining Suspension Technique. Ha una funzione, un dissettore, come lo chiamiamo noi in termine medico, che ha lo scopo di crearsi uno spazio, quindi riposizionare il tessuto e permette di dare un punto a distanza, quindi permette di dare in questo punto, in realtà che anche questo ormai è GSP, l'abbiamo chiamato, che si vuol dire Gualdi Suspension Point, perché è il G-Lift, cioè questo è il punto dove le pazienti molto spesso vengono dal medico, dottore io vorrei questo, che è l'incrocio tra due linee ben definite, che non vi sto a annoiare con questa cosa, ma lui permette con una piccola incisione del capillizio di riposizionare questa parte e poi è uno strumento che è utile in mille altre situazioni. E ne abbiamo fatti parecchi con grande soddisfazione sia nostra che dei pazienti.
Professore, lei interviene sul volto, interviene anche sul seno, lì sono stati fatti notevoli passi in avanti sì, negli ultimi. Diciamo che la chirurgia ricostruttiva sicuramente sul seno sì, anche dal punto di vista dei materiali, quello che nell'ambito chirurgico è evoluto di più negli ultimi anni, sicuramente l'aspetto anestesiologico. Quindi noi curiamo fondamentalmente i sani, mettiamola così, quindi i pazienti, quasi tutto quello che noi facciamo è fattibile nella nostra chirurgia di superficie in day surgery. Quindi li facciamo la mattina e molto spesso al massimo li teniamo ricoverati una notte, il paziente il giorno dopo può andare a casa. Quindi l'evoluzione è stata nella tecnica, che quindi porta a un downtime minore, quindi la gente torna alla propria vita, il paziente, le persone tornano alla propria vita, al proprio recupero sociale in brevissimo tempo. E soprattutto l'anestesia, quindi la sicurezza di quello che facciamo, deve essere fatto in ambienti idonei, quindi dove è giusto, dove trova indicazione farlo, non negli sgabuzzini, né sottoscala, negli studi medici, dove è giusto fare delle visite al massimo la punturina. Dove c'è una sala operatoria. Dove c'è una sala operatoria, dove ci sono gli infermieri, dove c'è l'anestesia, dove sono sale operatorie autorizzate per fare delle anestesie totali e delle sedazioni. Le chiedo una curiosità su, in linea generale, su 10 pazienti suoi quanti sono uomini? Allora, e che tendenza c'è? In realtà le direi mezzo, ecco, facciamo la fine di percentuale difficile. In realtà ce ne sono soprattutto sul volto, ecco, la chirurgia estetica, anche con la medicina. Potrei dirle uno su 10, in aumento. È sempre più sdoganata, ecco, questo è vero, perché si è capito che meno vezzo è più un'esigenza. Ecco, il vezzo in realtà forse non è il mio pubblico, se mi permette, ecco, devo dire che forse dal punto di vista professionale a un certo tipo di utenza che mi pone quesiti seri o necessità serie, quindi gli uomini sono sicuramente in crescita, sono ancora pochi, sono particolarmente difficili, sono molto esigenti perché vogliono un risultato subito, sono meno preparati in realtà delle donne e sono più paurosi e ascoltano meno, seguono meno le indicazioni post-operatorie, però devo dire che sono in crescita, ecco, negli ultimi anni ne abbiamo visti sempre di più. Possiamo dire, per trovare una chiosa, che quando la chirurgia plastica interviene per eliminare un disagio, allora è una chirurgia plastica che può andare bene? Sì, la chirurgia plastica interviene sempre per eliminare un disagio. Le faccio un esempio semplice, nel senso che lei, se noi stiamo qua a parlare, forse lei non ci ha mai pensato. Se lei avesse il simito vezzo sul suo orecchio, il suo naso, il suo occhio, vuol dire che le crea un disagio, perché vuol dire che deve venire fin da me, sedersi, in qualche modo pagare una visita, decidere di sottoporsi a qualcosa che ha sempre un minimo disagio, che sia la punturina, che sia un intervento. Ecco, bisogna sempre affrontare qualcosa per cui si è motivati. Se si è motivati vuol dire che lo si vive come un disagio. Ecco. Quando è vissuto semplicemente come un vezzo rischia di essere, dal mio punto di vista, pericoloso. Senta, per fare anche un po' di informazione divulgativa, per chiudere, possiamo dire che chi chiede di mettere il silicone nelle labbra, di scappare via? No. Perché? Silicone sono 30 anni che è vietato e non si dovrebbe mettere, ma anche l'utilizzo dei filler. Oggi sono filler, quello che mi chiedeva prima, la tecnologia ha avuto grandi evoluzioni sul materiale. I filler hanno avuto una grande evoluzione, un margine di sicurezza amplissima, così come le protesi al seno, che soprattutto negli ultimi anni hanno avuto un grande impulso sulla sicurezza, nei materiali, dalla mia strumentazione, che è un'evoluzione appunto in quanto riguarda il materiale o la tecnica per farlo. Quindi maggior sicurezza, minore downtime, più naturalezza. Questo è quello che bisogna cercare, che il professionista serio deve dare e offrire al paziente che si avvicina alla chirurgia plastica, senza pensare che molto spesso poi noi dobbiamo intervenire laddove ci sono state demolizioni chirurgiche per motivi oncologici o eventi traumatici, dall'incidente stradale al trauma casalingo.